Sono Max Gaetano, sono un fruttariano ambientalista e nominato consulente giuridico dell'associazione ADP che si occupa di tutelare legalmente i cittadini nei confronti delle attività giuridicamente illegali della pubblica amministrazione. Questa associazione è stata fondata da vigili urbani del Corpo di Milano, i quali prestano nel loro tempo libero, volontariamente e senza retribuzione, anche io non sono retribuito e lo sto facendo volontariamente, a favore dei cittadini per le loro diatribe che hanno con il Comune di Milano. Secondo il principio costituzionale dell'articolo 118, secondo il principio di sussidiarietà, i cittadini possono aiutare la pubblica amministrazione. Quindi questo è il logo di ADP. Ricordo che questi vigili mettono a disposizione le loro competenze giuridiche che autonomamente hanno imparato per poter aiutare i cittadini. Ricordo che la legge non ammette ignoranza a livello giuridico, questo vuol dire che le istituzioni, quindi i comuni, le regioni, lo Stato, hanno l'obbligo giuridico di informare i cittadini al massimo livello riguardo le norme giuridiche. Questo vuol dire che la legge non ammette ignoranza. Purtroppo, invece che essere premiati con l'Ambrogino d'Oro per questo lodevole servizio che fanno gratuitamente nel loro tempo libero, sono vessati dal comune, dal comandante dei vigili e dal suo vice, tale Ghirardi, i quali hanno avviato tutta una serie di procedimenti disciplinari sostenendo che la loro attività di consulenza volontaria non rientra, fa un danno al comune, alle casse del comune, al ciclo produttivo del comune, come se il comune fosse un'azienda che fa invenzioni e brevetta invenzioni e loro svelano i brevetti. In realtà il comune è un ente a favore del cittadino e quindi a Milano, che ha il record europeo di multe pro capite, il sindaco fa mettere nel bilancio preventivo importi colossali riguardo le multe, facendo poi pressione alla TM e agli stessi vigili affinché esagerino nel fare le multe. Perché la maggioranza delle multe sono poi illegali, come quelle sulle strisce gialle fatte dalla TM. In particolare, i fondatori storici di questa associazione, che sono i poliziotti locali, il vicepresidente Claudio Cibiglia e il presidente Giovanni Aura, stanno subendo delle vessazioni che sono aumentate nell'ultimo periodo, ma in particolare hanno fondato nel 2014 l'associazione. Già dal 2016 iniziano, da quando l'associazione comincia a diventare famosa a Milano, iniziano tutti questi atti intimidatori, addirittura sono stati fatti pedinare, sono delle cose incredibili. Hanno fatto delle denunce, Aurea e Sibilla, le quali sono dovute passare attraverso il comando dei vigili. Il comando dei vigili le ha rigirate contro di loro, denunce perché loro indagavano, essendo agenti di polizia giudiziaria, indagavano anche sui dirigenti del comune. Quindi ho accettato questo incarico, sia perché colpito dall'attività fatta dai vigili che hanno fondato l'associazione, sia perché il comune di Milano sta veramente esagerando nel vessare non solo i propri dipendenti, come i vigili che fanno il proprio dovere, ma i cittadini, soprattutto i soggetti deboli, quelli con handicap, quelli disabili, ma soprattutto gli anziani, anche gli immigrati. Addirittura il comune vuole che scarichi l'app sul cellulare che non ti mette più la multa sulla macchina, ma siamo al delirio. Sono atti giuridici deliranti. Non solo controllerò l'attività del comune in generale, ma soprattutto l'attività antisindacale che sta portando avanti il comune di Milano attraverso il suo sindaco finto ambientalista, dato che l'ambientalismo è essere fruttariani o vegan fruttariani, e noi promuovere la zootecnia come fa il sindaco Sala, il quale non è né vegano né fruttariano. Ricordo che un chilo di carne sono 20.000 litri di acqua buttati al vento e 105 metri quadrati di foresta bruciati, quindi ambientalismo di cosa? Per più attività vessatoria antisindacale verso i vigili di Milano, dato che il comune vuole cancellare gli accordi pregressi favorevoli ai vigili per instaurare un tipo di regime dittatoriale nel quale il comune emana le norme e non c'è nessuna trattativa sindacale. Quindi agiremo anche con l'articolo 28, dato che l'associazione ADP ha un'associazione sorella che fa attività sindacale. Agiremo con l'articolo 28, attività antisindacale. Perché è vero che la specie umana è una specie autodomesticata, esattamente come il maiale rispetto al cinghiale o il cane rispetto al lupo, il gatto rispetto al gatto selvatico, ma che dobbiamo accettare che un sindaco faccia attività vessatoria nei confronti dei dipendenti che nel loro tempo libero aiutano i cittadini, dicendo che inficiano il ciclo produttivo, perché è come se il comune fosse un'azienda che fa invenzioni e poi le brevetta e un dipendente si vende l'invenzione prima che sia brevettata. Qua siamo nel delirio giuridico più totale.
ambientale, cioè il livello giuridico del Comune di Milano bassissimo. Tant'è vero che il Comune di Milano toglie illegalmente la residenza alle persone, sia per ignoranza, sia per incapacità, che anche come atto vessatorio, perché ricordatevi che quando vi pagano la residenza perdete il diritto alla mobilità, perché non vi fanno più la carta d'identità, il passaporto, la tessera sanitaria, e per non parlare del voto attivo, del voto passivo. Vi ricordo ancora il logo dell'associazione ADP, e ribadisco che questo sindaco, se è finto ambientalista, sarà vero nel resto che dice? Cioè promuove la zootecnia, mangia cadaveri nei mari, non fa nessuna attività a favore del veganismo, del sottarismo. Dov'è che è ambientalista? Di cosa? Il vero ambientalismo è nell'alimentazione. L'alimentazione produce il più grande danno ambientale del mondo. Questo è certificato da fonti ONU. Sappiate che l'88% delle terre emerse vivibili dall'uomo sono in mano alla zootecnia, 11% all'agricoltura, noi viviamo allo 0, grazie al sindaco Sala che non fa nulla di ambientalista, zero. Quindi se nell'ambientalismo non fa nulla, nel resto, nell'attività sindacale e antisindacale, e tutto il resto, il Milano ha il record europeo di multe pro capite, cioè in cosa lui fa quello che dice? Apparentemente in nulla. Quindi capiamo che un sindaco che mette a bilancio preventivo del comune importi pazzeschi per le multe che dovrà fare, poi fa pressione su ATM e sui vigili per farle, anche questo non quadra molto, no? Tu non mi metti nel bilancio preventivo questi importi se poi non farai pressione. Persino i magistrati giudicanti nel loro tempo libero possono fare tutto il volontariato che vogliono, nonostante poi abbia detto che la legge non ammette ignoranza, vuol dire che qualsiasi dipendente pubblico deve fare attività di informazione verso il cittadino. È l'obbligo giuridico in capo alle istituzioni di istruire il cittadino giuridicamente. Quindi a questi vigili gli andrebbe dato un burgino d'oro. Com'è mai? Comandante dei vigili, sono di fare attività persecutoria a livello di denunce penali, a livello disciplinare. Comune di Milano, nel suo pubblico, dovrebbe essere a favore di tutti coloro che gravitano nel proprio comune, anche quelli che ci passano solo poche ore al giorno. E invece vessa i cittadini, vessa chi ci entra solo poche ore al giorno, addirittura vessa gli stranieri attraverso la polizia locale. Ci sono alcuni casi clamorosi di gente che chiede l'asilo politico e viene considerata clandestina per ordine del comandante dei vigili. Sono tutte cose che ci fanno dire: ma questo sindaco, non che i precedenti fossero chissà che cosa, come questo comandante dei vigili, non che i precedenti fossero chissà che cosa, ma continua a dire di fare e poi fa il contrario? Perché certo non è neanche ambientalista, perché non parla di alimentazione. Per quale motivo? Per motivi tutto d'immagine? È tutto un sindaco d'immagine? È il concreto che valore ha?